Canto 33. Sollevò la bocca dal fiero pasto quel peccatore, pulendola con i capelli di quella testa che egli aveva azzannato sul retro. Poi cominciò a parlare. Tu vuoi che io rinnovi il disperato dolore che, prima ancora che io parli, solo pensandoci mi affligge il cuore? Ma se le mie parole potranno rappresentare il seme che farà fruttare ed accrescere l'infamia del traditore che io divoro, ebbene, allora mi vedrai parlare e piangere nello stesso tempo. Io non so chi tu sia, né come tu sia arrivato fin quaggiù, ma sentendoti parlare, mi sembri un fiorentino. Tu devi sapere che io fui il conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri e ti dirò perché io sono qui, qui per lui, un vicino tanto feroce e come a causa della sua malvagità io sia stato preso ed ucciso, fidandomi di lui è ormai cosa chiara per te che oltretutto sei fiorentino. Per cui è inutile che mi soffermi ancora su questo punto. Però quello che invece non puoi aver inteso è come fu crudele la mia morte. Particolare che nessuno sa, se non io, che ho vissuto quei momenti. Questo udirai e quindi giudicherai se costui mi ha torturato oppure no. Uno stretto foro in cui altri ancora saranno rinchiusi e che per me al nome della fame mi aveva permesso, attraverso la sua apertura, di veder passar più volte la luna, cioè molti mesi, quando feci il triste sogno che mi rivelò il futuro. Questo dannato qui, Ruggeri, appariva nel sogno maestro e signore della caccia e cacciava un lupo, me stesso, ed i suoi lupicini, i miei figli, verso il monte di San Giuliano, o monte Pisano, che divide le due città, Pisa e Lucca, a causa del quale le due città non possono vedersi. Dopo una breve corsa, mi parve di vedere stanchi sia il padre che i figli. Quindi, raggiunti, furono dilaniati dalle zanne dei cani. Quando poi fui sveglio, prima dell'alba, nel momento in cui i sogni sono più veritieri, sentii piangere fra il sonno i miei figli, i quali, dalle parole che essi pronunciavano nel sonno stesso, capì che anche loro sognavano, ma un diverso sogno, seppure anche quello orrendo, erano con me e chiedevano pane perché avevano tanta fame. Ora saresti molto crudele se tu già non ti addolorassi pensando a questa sofferenza io stessi per sopportare. E se non piangi per questo, per cosa? Per che cosa tu puoi piangere? Già i miei figli erano svegli e si avvicinava l'ora in cui soleva essere portato il cibo ai prigionieri. Però ciascuno, in seguito al sogno che aveva fatto, temeva anche che quello che era stato testé sognato si avverasse. Infatti, io sentii chiudere a chiave la porta della terribile torre. Quindi guardai disperato in volto i miei figli, senza parlare. Io non piangevo, tanto mi feci per il dolore come pietra. Essi piangevano dalla fame e Anselmuccio mi disse: Tu ci guardi così, padre, perché? Però io non piansi né risposi per tutto quel giorno né la notte successiva, fino al nuovo giorno. Come entrò un poco di luce nel doloroso carcere, io vidi nei volti dei miei figli il mio stesso terrore. Allora mi morsi entrambe le mani ed essi, pensando che facessi quel gesto per fame, subito si alzarono e dissero: Padre, ci farebbe meno dolore se tu mangiassi noi. Tu hai creato queste misere carni e tu le riprendi. Mi calmai allora per non addolorarli di più,
quel giorno e quello successivo stemmo tutti in silenzio. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Dopo giunti al quarto giorno, Gaddo mi si gettò ai piedi disteso, dicendo: padre, perché non mi aiuti? Quindi morì. E come tu puoi ora capire, io vidi morire di fame gli altri tre, ad uno, tra il quinto e il sesto giorno. Mi misi a brancolare, già cieco, sopra ciascuno, e per i due giorni li chiamai dopo che furono morti. Poi il mio immenso dolore non riuscì ad uccidermi presto come speravo. Lentamente, anch'io morì di fame. Quando il conte Ugolino ebbe detto tutto ciò con lo sguardo bieco, senza pronunciare altra parola, riprese a mordere il misero teschio dell'arcivescovo Ruggeri con i denti, che come quelli di un cane si scagliarono su quell'osso con tragica, rinnovata ferocia. Ai, Pisa, vituperio delle genti d'Italia, dove si parla quella lingua derivata dal latino, siccome i lucchesi ed i fiorentini sono molto lenti a punirti, allora si muovono le due isolette, la Capraia e la Gorgona, vicine alla costa tirrenica, e facciano diga sulle foci del fiume Arno, in modo da creare un grande argine, così che l'Arno ingrossi a tal punto da annegare tutti i pisani. Perché se anche il conte Ugolino aveva la fama di averti tradito per via della cessione di quei castelli pisani, tu non dovevi mandare a morte i suoi figli. La loro giovane età rendeva certo innocenti quelle creature, cioè i figli Uguccione, Brigata e gli altri due già rammentati, cioè Gaddo ed Anselmuccio. Oh, Pisa! Anche tu nelle nefandezze sei come l'antica Tebe in cui la stirpe di Cadmo, che la leggenda voleva nata dai denti di serpente, fu tanto crudele verso se stessa. Poi noi passammo oltre, là dove il mare ghiacciato avvolgeva duramente in modo tormentoso altri dannati che non erano rivolti in giù, bensì supini, e quindi con il viso rovesciato l'insù. Là il pianto stesso impediva di piangere, ed il dolore trovava un impedimento negli occhi, e quindi si rivolgeva tutto all'interno e faceva crescere la sofferenza del cuore. Infatti le prime lacrime si congelavano e formavano una massa di ghiaccio, e così come una visiera di cristallo riempivano tutta la cavità dell'occhio, cioè le occhiaie sotto il ciglio. Intanto, sebbene per il gran freddo il mio volto avesse perso ogni sensibilità come un callo, mi sembrò di sentire un gran vento. Per cui dissi: «Maestro mio, che cos'è che causa questo vento? Quaggiù non sono forse spenti tutti gli agenti atmosferici?» Ed egli a me: «Presto sarai nel luogo in cui vedrai la risposta a tutto questo. Vedendo la causa che fa venire dall'alto il vento». Poi uno dei dannati dalla fredda lastra di ghiaccio ci gridò, forse avendoci scambiati per traditori: «Oh, anime crudeli, tanto da essere assegnate qua giù alla Giudecca, che è l'ultima zona dell'inferno! Toglietemi dal volto questo ghiaccio, così che io possa piangere un momento e possa sprigionare tutto il dolore che mi gonfia il cuore, prima che le mie lacrime si congelino ancora!» Per cui io a lui: «Se vuoi che io ti aiuti, dimmi chi sei, altrimenti se non ti interessa che io ti liberi dalle lacrime, allora è meglio che io mi allontani da qui per scendere subito nel fondo della ghiacciaia». «Io sono frate Alberigo, colui che al momento della frutta proveniente dall'orto del male fece uccidere Manfredi e suo figlio, e qui riprendo dattero per fico. Accadde infatti che dopo una lite con il mio congiunto Manfredi fui schiaffeggiato dal figlio di questi. Per vendicarmi mi finsi pacificato ed invitai entrambi ad un banchetto.
Alla fine del banchetto ordinai che fosse portata la frutta, ed allora entrarono alcuni familiari e sicari che pugnalarono ed uccisero a tradimento i due ospiti a mensa. Oh, non credevo che tu fossi già morto. Non so come stia lassù nel mondo il mio corpo, se sia ancora vivo oppure no. Questa zona del Cocito, che si chiama Tolomea, ha un tale privilegio rispetto al resto dell'inferno, ed è quello che spesse volte l'anima ci cade prima che la parca Atropos recida definitivamente la vita. E perché tu mi tolga più in fretta e volentieri dal volto le lacrime gelate, ti spiego anche meglio che appena l'anima compie un tradimento come quello che io commisi, un demone prende il suo corpo e lo governa per tutto il tempo in cui esso rimane in vita. L'anima invece precipita in questo pozzo, e forse, per esempio, il corpo che era prima legato all'anima, che ora sta qui vicino a me in questo eterno inverno, si trova ancora lassù nel mondo. Anzi, tu che sei appena giunto in questo luogo, dovresti saperlo. Egli è Brancadoria, che è qui da parecchi anni. È il genero di Michele Zanche, giudice di Luogo d'Oro, che fece uccidere a tradimento suo suocero con tutta la sua compagnia per intrighi di potere. Io credo che tu mi inganni, perché Brancadoria non è ancora morto e mangia e beve e va in giro. Ebbene, ti ripeto che l'anima di questi, cioè di Brancadoria e di un suo parente che lo aiutò ad uccidere a tradimento il barattiere Michele Zanche, appena compiuto il delitto precipitarono qua giù tanto rapidamente, lasciando un diavolo ad occupare il corpo, tanto rapidamente che essi giunsero qui, nella Tolomea, prima ancora che l'anima della vittima Zanche finisse nella bolgia dei barattieri dove bolle la pece. Ma ora, ti prego, allunga la mano finalmente e liberami gli occhi da questo ghiaccio infernale. Di fatto io non avrei potuto aprirgli gli occhi, perché sarebbe stato un atto contrario alla giustizia di Dio. Poi, con un traditore di ospiti come quel frate, non vi poteva essere atto degno di un uomo gentile, se non quello di mostrarsi un cinico villano. E cortesia fu con lui esser villano. Pertanto non feci proprio nulla di quello che mi aveva chiesto. Ah, i genovesi, uomini diversi da ogni buon costume, pieni di vizi e difetti, perché nessuno vi cancella dal mondo? Infatti, insieme a quel frate, che è il peggiore degli spiriti di Romagna, io trovai appunto anche uno di voi, quel Brancadoria, che per il suo operato malvagio, come vi ho raccontato, la sua anima è già immersa nel Cocito, nel profondo dell'inferno, mentre il suo corpo lo vedete ancora camminare sulla terra.